Senatore Manconi, lei ha scritto un libro dal titolo Abolire il carcere e ha parlato del fallimento di questo istituto come una verità incontestabile. A dir la verità tutta, il fallimento del carcere non è un'acquisizione solo mia. Direi che la gran parte degli osservatori e la gran parte degli addetti ai lavori, compresi coloro che in carcere lavorano, cioè direttori, personale di polizia penitenziaria, educatori, psicologi, tutti convergono su un dato di realtà: il carcere non funziona rispetto allo scopo per il quale è stato realizzato. Innanzitutto non funziona al fine di garantire la sicurezza collettiva. Se è vero, come è vero, che in una percentuale elevatissima di casi, quasi il 70%, chi sconta interamente la propria pena in carcere, in quel carcere prima o poi ritornerà per aver commesso un nuovo reatto, questo dimostra che il carcere non serve. Non serve a impedire la diffusione della criminalità. Peggio, serve a moltiplicare il numero dei delitti, a incattivire gli autori di reato, a indurli a commetterne di nuovo, perché non offre alcuna alternativa, alcuna speranza, alcuna opportunità. Questo non lo diciamo noi, ma lo dice innanzitutto l'amministrazione penitenziaria. Una precisazione doverosa innanzitutto: il libro non è un mio libro, è un libro scritto da me insieme ad altre tre persone che sono coloro che hanno lavorato su questo tema ormai da 15 anni, giuristi e sociologi e, come me, militanti politici che analizziamo il carcere non solo come costruzione istituzionale, ma anche come oggetto di una battaglia politica. Lei si spinge oltre e cita la Costituzione. Dice che la Costituzione non parla di pena detentiva, affidando il compito al legislatore. Ci spiega meglio questo concetto, questa sua valutazione? Beh, questa è tutt'altro che una valutazione, è un dato di fatto elementare. Se uno prende la Costituzione italiana, poniamo che sia scritta in Word, usate il trova parola e mettete carcere, troverete questa parola all'interno dell'intera Costituzione una sola volta e la si trova solo ed esclusivamente perché si dice la permanenza di una persona all'interno di un carcere in custodia cautelare, cioè prima della sentenza, cioè in atteso di processo, non deve superare un determinato periodo. Cioè l'unica volta in cui la Costituzione parla del carcere è per dire: non esagerate quando siete costretto a usarlo. In tutte le altre circostanze, questo è interessantissimo, la Costituzione parla di pene, di sanzioni, che è lo stesso ragionamento, lo stesso vocabolario che usiamo noi, perché il punto è decisivo, non va mai dimenticato, se no non si sta parlando del nostro libro. Il nostro libro parla di pene e di sanzioni, che a nostro avviso devono essere diverse, totalmente diverse dalla reclusione in una cella chiusa. E queste pene e sanzioni, totalmente diverse dalla reclusione in una cella chiusa, secondo noi sono più efficaci, più utili. Quindi noi non contestiamo il ricorso al carcere solo per ragioni umanitarie. Noi pensiamo che sotto il profilo umanitario il carcere sia un'autentica schifezza. Ma nel libro, sì, parliamo di questo, ma non è l'argomento principale. Nel libro parliamo di un carcere soprattutto inutile, di un carcere soprattutto dannoso. Tant'è vero che chi sconta la propria pena in detenzione domiciliare, che è detenzione, si chiama così, detenzione, non si chiama libertà domiciliare, si chiama detenzione domiciliare, cioè chi sconta la propria pena limitato nella libertà di movimento
all'interno della propria abitazione tornerà a commettere il reato nel 20% dei casi, mentre, come già ho ricordato, chi sconta la propria pena in una cella tornerà a commettere il reato all'incirca nel 70% dei casi. C'è questa distanza, 20%-70%. Questa distanza, che è di quasi 50 punti, spiega perché il carcere ha fallito e perché altre forme di pena è altamente probabile che saranno più efficaci. Nel vostro libro voi citate addirittura la pena di morte, dicendo che in ultima analisi sarebbe più coerente. Qualche mese fa è successo che un ergastolano detenuto in un carcere belga, non avendo ottenuto la possibilità di curare la propria patologia e vivendo dunque in una condizione che riteneva offensiva per la propria dignità e sapendo che in quella condizione avrebbe dovuto scontare l'intera vita, proprio scontare la vita, non solo scontare la pena, ma passare ciò che gli restava della vita in quella condizione detentiva, ha chiesto di poter morire, ha chiesto cioè l'eutanasia. Questo rende il nostro paradosso molto concreto, molto concreto. La pena si mostra, voi scrivete nel vostro libro, come pura vendetta. È pura vendetta perché solo questo riesce a ottenere. Cioè la pena sembra riuscire a ottenere esclusivamente soddisfazione per quella pulsione immediata ed elementare, comprensibilissima, sia chiaro, attenzione, comprensibile, che la domanda del familiare della vittima di ottenere risarcimento per ciò che ha patito il suo congiunto. La domanda che però tutti si fanno è: cosa mettiamo al posto del carcere? Si può partire da ciò che già oggi è possibile fare secondo il nostro ordinamento e secondo il nostro codice. Vi sono già oggi delle possibilità purtroppo scarsamente utilizzate e soprattutto possibilità per le quali gli investimenti economici, quindi in mezzi e persone, sono estremamente più ridotti, quasi irrisori, rispetto all'investimento complessivo che si fa per il carcere come cella chiusa. Cosa voglio dire con questo? Che già oggi è possibile la detenzione domiciliare, cioè scontare la pena privi della libertà di movimento nella propria abitazione. Ecco, questa misura, che ripeto è detenzione, va utilizzata molto di più di quanto oggi si faccia. Poi, altra questione importante, è stato introdotto un dispositivo che si chiama messa alla prova, che consente, prima ancora di arrivare a giudizio, di dare un'opportunità. In Italia troverà mai spazio una discussione di questo tipo nell'agenda politica? Non è facile, certamente non è facile, perché domina in Italia, in particolare in questo momento, un clima particolarmente greve, non c'è altro termine, greve proprio, nel senso che per un verso è cupo, per l'altro verso è grossolano. Vi faccio un esempio molto convincente, almeno secondo me. Da 25 anni, nella classifica delle preoccupazioni degli italiani, cioè i motivi per cui gli italiani sono in stato di allarme, al primo posto c'è la crisi economica, la disoccupazione, al terzo posto c'è la sicurezza. Talvolta la sicurezza diventa addirittura la prima preoccupazione, talvolta la seconda, ma comunque non esce mai dai primi tre posti delle ragioni di angoscia degli italiani. Questo negli ultimi 25 anni. Bene, in questi 25 anni, se voi andate a controllare cos'è stata la sicurezza in Italia secondo dati oggettivi, avrete una sorpresa veramente strabiliante. 1991, omicidi volontari 1763, 2014, omicidi volontari 502. Quasi tre quarti in meno.
Allora ditemi voi, questa sicurezza che angoscia tutti noi, che ci fa tremare quando usciamo alle 20 la sera, che ci fa preoccupare per i nostri figli, per i nostri nonni, per i nostri gatti, per i nostri beni, per la nostra incolumità, questa sicurezza è così minacciata? Sì, possiamo anche dirlo, ma se è minacciata oggi da 502 omicidi volontari, pensate cosa doveva essere nel 1991 quando era minacciata da 1763 omicidi volontari, più di tre volte il numero degli omicidi volontari. E non dovete pensare che nel frattempo sono cresciuti gli scippi, i furti nell'appartamento, le rapine, no! Ci sono e come? E sono motivo di angoscia per noi, per i nostri figli, per i nostri nonni, per i nostri gatti. Ma anche quelli sono diminuiti. Allora forse, forse, le angosce degli italiani sono motivate da altro, cioè dalla crisi economica, sociale, dall'incertezza per il futuro. Cosa farò io se verrò licenziato? Cosa faranno i miei figli se non trovano lavoro? E indirizzano queste angosce non sulla crisi economico-sociale, ma sul nemico a portata di mano, il criminale, tanto meglio se straniero.